il ghiaccio diventa una sorta di sollievo e di premio. Finalmente si possono mettere le mani in ghiaccio, ma dopo aver fatto una serie di cose. Ecco, questo penso che sia una delle chiavi del film, oltre al titolo assolutamente azzeccato. Cosa puoi Il ghiaccio te lo devi evitare con calcio massimo. Se metti le mani, se arrivi a mettere le mani nel ghiaccio, significa che la tua giornata è stata come si deve, dice Massimo, che vuol dire aver sacrificato, essersi sacrificato, dato tutto per quello in cui credi, aver combattuto, avere sofferto ed essere soddisfatto di tutto questo. Allora puoi mettere le mani nel ghiaccio, che credetemi è l'unico sollievo che c'è dopo 8 ore in cui le mani le metti ovunque e ti fanno male le ossa veramente, perché fanno veramente, ti fa male tutto quando fai quella preparazione lì. Il primo mese non dormi per i dolori, glielo possiamo assicurare con Giacomo Ferrara, proprio l'abbiamo sofferto fortunatamente in due, e questa cosa è entrata nel film. Perché se arriva a chi vede il film una unione tra questi due personaggi, è perché nella palestra di Giovanni De Carolis ci siamo soccorsi vicendevolmente, supportati vicendevolmente, ci siamo visti piangere reciprocamente, ci siamo rialzati reciprocamente. E quando arriviamo a fare quella scena lì, sapevamo esattamente quello di cui stavamo parlando. Non abbiamo fatto per finta, cioè abbiamo fatto per finta da una parte, ma eravamo arrivati prontissimi a tutto Peraltro hai citato la palestra, perché anche questo sicuramente stare in un luogo che ha appartenuto a un due volte campione del mondo, un grande allenatore, come dici tu, uno scienziato della preparazione del pugilato, ha aiutato a immedesimarsi, a entrare nello spirito anche del quartiere, lasciando il personaggio. Roma non è solo quello, non è stato solo quello, e tanti quartieri con tanti valori e tante identità, credo, sotto quell'aspetto, vero? Ma infatti è stata una delle cose per cui ho accettato questo film, nel senso che dopo aver fatto molti ruoli da cattivo, diciamo così, anche se qualcuno con il cuore buono, molte sfumature, eccetera, però l'immagine, no, della periferia romana, del cinema, nella TV italiana, sono il primo che se ne è un po' stufato. Invece, per la prima volta, attraverso questo film, avevo la possibilità di raccontare un uomo che appunto si sveglia alle 4 di mattina, che cerca di educare i propri figli a dei valori, e con grandi sacrifici. E credo che di massimo ne esistano tantissimi in tutta Italia, uomini o donne che siano, naturalmente. E non li racconta mai nessuno, perché sono quelli che non fanno rumore, sono quelli che, gli invisibili, che ancora tengono in piedi questo paese, che pagano le tasse nonostante guadagnino poco, che educano ai valori giusti. E credo che l'Italia si tenga in piedi perché di queste persone siamo tantissimi ancora. Questo paese è rovinato da una minoranza di deficienti che purtroppo ancora continuano e continueranno purtroppo se non cambiamo una serie di cose anche noi. La cosa importante era, ritornando alla tua domanda, il quartiere, la palestra, il quarticciolo, giusto per raccontare a chi non lo conosce, è un quartiere molto periferico a Roma. E la palestra del film esiste realmente, la palestra popolare del quarticciolo, che è stata occupata e risistemata da un gruppetto di ragazzini che all'epoca avevano 20 anni, 22 anni, che adesso sono cresciuti, che sono diventati dei maestri e che hanno portato via dalla strada negli anni tanti ragazzi e tante ragazze. Hanno fatto da sempre un grande lavoro, accogliendoli lì e insegnandogli questi valori qua. Il fatto di poterli, che ovviamente sono conosciuti da Giovanni De Carolis, hanno lavorato insieme su tanti progetti, eccetera. Lavorare lì dentro, girare il film lì dentro, dopo essere stati 3 mesi a respirare e a
grondare sudore in altre, nella palestra di Giovanni e ritornare ed entrare nella palestra del Quarticciolo e sentire lo stesso odore fortissimo, acre, di sudore, di fatica, ti senti dentro casa, è uguale, non c'è nessuna differenza, una più piccola e una più grande, no? I valori sono sempre quelli. E sono tutte queste cose hanno fatto sì, hanno permesso a me e a Giacomo di entrare in questi personaggi, di entrare in questa storia nel miglior modo possibile. Hai detto